In questo numero, un luogo della memoria, il campo di Fossoli, anticamera della deportazione, le 12 tribù di Israele, Salvador Dalì in mostra a Bologna, l'ebraismo che verrà, i giovani si interrogano su identità e futuro. Come ebreo venni inviato a Fossoli, presso Modena, dove un vasto campo di internamento, già destinato ai prigionieri di guerra inglesi e americani, andava raccogliendo gli appartenenti alle numerose categorie di persone non gradite al neonato governo fascista repubblicano. Del campo in cui venne internato Primo Levi nel 1944 rimangono oggi solo poche rovine. La natura ha preso il sopravvento dentro e fuori le baracche. Neve, pioggia, vento e terremoti hanno logorato in pochi decenni gli edifici vuoti dagli anni 70. Dopo la guerra, infatti, il campo di Fossoli era stato destinato ad usi civili. All'inizio fu punto di raccolta per displaced persons, profughi ed ebrei sopravvissuti. Poi, nel 1947, Don Zeno Saltini ne fece un luogo di fraternità con la comunità di Nomadelfia per gli orfani di guerra. Tra il 54 e il 62, infine, divenne un centro di accoglienza per i profughi dall'Istria. I Fossoli, in realtà, è l'insieme di due campi. Un campo di concentramento per ebrei e un campo di concentramento per politici. Poi si trasforma quando subentra l'autorità tedesca nell'area del Campo Nuovo dove noi ci troviamo, si trasforma in campo di polizia e di transito per la deportazione nei lager. Fino all'estate del 1944, da qui partono, destinati ai campi di sterminio nazisti, 2.700 internati politici e 2.800 ebrei, un terzo di tutti quelli deportati dall'Italia. I primi in genere vi arrivano da soli, mantengono contatti con l'esterno e, da militanti antifascisti, hanno messo in conto l'eventualità della detenzione. Gli ebrei sono più fragili, tra di loro ci sono persone anziane e bambini. Già isolati dalle leggi razziste del 38, subiscono la deportazione proprio per il fatto di essere ebrei, non per le scelte compiute. Al momento del mio arrivo, e cioè alla fine del gennaio 1944, gli ebrei del campo erano 150 circa, ma entro poche settimane il loro numero giunse a oltre 600. Quando siamo arrivati a Fossoli, la mamma per prima ha visto i tedeschi. Tra l'altro noi pensavamo appunto a un campo di concentramento italiano con personale di sorveglianza italiano per rimanere lì fino alla fine della guerra. Gli internati ebrei arrivano qui spesso in nuclei familiari. All'inizio i nuclei familiari restano insieme, quindi all'interno delle baracche vengono costituiti quasi delle zone appartate, si cerca di ricreare una sorta di intimità familiare dove è possibile. E poi quando il numero cresce, naturalmente anche a Fossoli vengono separati donne e bambini dagli uomini, e quindi anche questo minimo senso di vita familiare si perde. Io mi ricordo, da noi c'entro uno spazio in una stanza in fondo, in un angolo proprio della baracca, che tra l'altro noi riuscimmo anche a dividere con una coperta in modo che mamma e mia sorella fossero separate da noi e da noi uomini, insomma. È chiaro che la vita all'interno del campo di Fossoli è difficilmente paragonabile con quella che sarà poi il futuro di questi internati a Fossoli nei lager nazisti, tanto che in moltissime testimonianze noi leggiamo proprio Fossoli come una sorta di parentesi, chiaramente con questa preoccupazione per il futuro, ma nello stesso tempo anche con la speranza di rimanere qui in Italia. Non si lavorava, non
c'era cosa. Direi che le giornate trascorrevano tutte quante uguali. Noi speravamo che ci lasciassero là, non sapevamo niente. Passano i mesi, il fronte di guerra avanza, aumentano i bombardamenti alleati, la resistenza intensifica le sue azioni sul territorio. I tedeschi in difficoltà inaspriscono i soprusi e gli atti di violenza. Questo ebreo di Roma era stato incaricato di un piccolo lavoro all'interno del campo di pulizia, insomma, era assieme ad altri tre o quattro. Io lo conoscevo bene, insomma, era romano, e si chiamava Pacifico di Castro. Un tedesco, appena arrivato da pochi giorni al campo, gli ha dato un ordine. Lui non ha capito quest'ordine, invece di spostarsi sulla destra, si è spostato sulla sinistra. Tirò fuori la pistola e gli sparò in testa. Il 22 giugno viene assassinato dai tedeschi Leopoldo Gasparotto, comandante delle Brigate Giustizia e Libertà della Lombardia, colpevole di voler organizzare la fuga di compagni e altre forme di resistenza. Il 12 luglio del 44 vengono uccisi 67 internati politici qui a Fossoli, vengono prelevati e portati al poligono di Tiro. Una strage che ancora oggi non ha un accertamento giudiziario, ma che naturalmente è legata alla necessità in un certo senso di bonificare una rete di resistenza alla vigilia della evacuazione del campo che avverrà appunto agli inizi di agosto. Fino ad allora erano partiti da Fossoli 12 trasporti per gli ebrei e 3 per i politici, con la piena collaborazione delle autorità italiane. Avevamo saputo però che c'era stata prima la partenza di un convoglio per ignota destinazione, ma non sapevamo dove. Arrivavano dentro al campo dei camion, c'era un appello, e man mano che si riempiva un camion ne arrivava un altro. Al momento dell'appello ci dissero che il giorno dopo saremmo partiti a raccogliere le nostre cose. Io mi ricordo di quel momento un'attività frenetica, soprattutto da parte delle donne che avevano bambini piccoli, che si affrettarono molte a fare il bucato. E ci discese nell'anima, nuovo per noi, il dolore antico del popolo che non ha terra. Il dolore senza speranza dell'esodo ogni secolo rinnovato. Destinazione dei convogli: Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, Bergen-Belsen. Sono i nomi dei campi di sterminio e di quelli di transito, di lavoro, di internamento, sorti nell'Europa occupata dai nazisti, incisi su 16 stele. Un labirinto sinistro nel cortile del Palazzo dei Pio a Carpi. Qui, a pochi chilometri da Fossoli, dopo una lunga progettazione, nel 1973 viene inaugurato il Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale. Un museo che è un museo d'arte, un'opera d'arte, ma è anche un museo di testimonianza, perché siamo negli anni 60 e diciamo ancora questa vicenda è una vicenda che è iscritta nella vita delle persone, e i progettisti coinvolgono tantissimi artisti come Cagli, Longoni, Guttuso, che hanno avuto una partecipazione diretta alla resistenza, alla deportazione. Un'opera corale ed evocativa, nata per iniziativa delle associazioni dei partigiani e delle comunità ebraiche, degli enti locali e delle autorità nazionali. Progettata da uno studio di architetti di Milano, tra i quali Lodovico Belgioioso, internato a Fossoli e reduce da Mauthausen. Sulle pareti delle 13 sale, le opere dei grandi artisti dialogano con i pochi oggetti esposti nelle teche e con le scritte graffite, frasi tratte dalle lettere dei condannati a morte della resistenza europea. Incisi a mano, lettera per lettera, dai muratori della cooperativa di Carpi, anche migliaia di nomi di perseguitati, politici e razziali, deportati dall'Italia nei lager nazisti.
Ed è speranza, scrive Primo Levi nel testo dedicato a questo museo, che da ogni uomo, quanto qui si documenta, venga visto e ricordato come non ripetibile aberrazione fino al più lontano avvenire. L'unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo. Questa famosa battuta di Salvador Dalí, artista icona del surrealismo e delle avanguardie del Novecento, ne riassume il carattere estroso e fuori dagli schemi. Le sue opere visionarie hanno influenzato e sono state contaminate da linguaggi e stili diversi, dal cinema al teatro, dalla moda al design alla pubblicità. Una grande mostra a Bologna, a Palazzo Belloni, propone un viaggio nella sua arte, con oltre 200 opere esposte fino al 7 maggio. Un percorso anche multimediale e interattivo, che continua in strade e piazze della città, per l'occasione invasa da installazioni in formato gigante. Anche il Museo Ebraico di Via Valdonica ha dato il suo contributo, con una piccola ma significativa esposizione parallela, Dalí e Jewish Experience. Le due serie di Dalí che qui presentiamo provengono da una collezione privata, Beniamino Levi, un collezionista svizzero che ha raccolto e che possiede moltissime opere di Dalí e che sono in gran parte appunto esposte a Palazzo Belloni. La prima serie sono 13 litografie dedicate alle 12 tribù di Israele, quindi una per ogni tribù più una litografia che fa da frontespizio e che raccoglie tutte le altre. La seconda serie è dedicata all'ultimo trattato di Freud che si titolava Mosè e il monoteismo. Nato nel 1904 a Figueres, in Spagna, di famiglia cattolica, Dalí non aveva ascendenze ebraiche, ma la sua arte venne influenzata da temi come la memoria e la psicoanalisi e coltivò un legame speciale con lo Stato di Israele, che a più riprese gli commissionò delle opere. Nel 1968 realizzò una prima serie sull'Aliyah, l'immigrazione nella terra di Israele. E nel 1973, nel 25esimo anniversario della nascita dello Stato ebraico, creò le incisioni dedicate alle 12 tribù di Israele, che secondo la tradizione biblica discendono dai 12 figli di Giacobbe. In questa serie Dalí realizza per ogni tavola un collegamento con un progenitore, quindi con uno dei capi delle mitiche tribù. Quindi si rifà esattamente al testo dell'Esodo, dove sono raccontati nome per nome questi personaggi con i loro simboli e con i loro attributi. È chiaro che Dalí ne dà una sua interpretazione artistica, mettendo nel contenuto tutto ciò che è il suo riferimento di stilemi che si rifanno alla sua visione di surrealista e non solo. Le opere su Mosè e il monoteismo sono del 1975. Si ispirano all'ultimo saggio di Sigmund Freud, in cui il padre della psicoanalisi analizza l'uomo Mosè in relazione alla teoria del complesso di Edipo e alle similitudini che intercorrono tra figura paterna e divinità. È noto che il trattato di Freud fu molto contestato, o comunque insomma ha un tema del tutto particolare, un'interpretazione del tutto particolare sulla figura di Mosè e sul monoteismo. Dalí ne dà la sua interpretazione. Dalí era come surrealista un grande seguace e fu anche particolarmente influenzato dal pensiero di Freud e realizzò queste litografie su pelle di pecora con inserti in oro. Tra i temi centrali dell'opera di Dalí, il tempo e le sue distorsioni, evocate con i suoi famosi orologi molli.
come quello esposto accanto al memoriale della Shoah di Bologna, di fronte alla stazione centrale, a ricordare che anche la memoria può modificarsi nel tempo. Una fonte di ispirazione per un artista completamente libero, irriverente e indipendente, il cui immaginario ha segnato l'arte e la cultura del Novecento. Tra le colline toscane, a pochi chilometri da Firenze, in un paesaggio ondulato tra prati, vigneti, pievi e borghi nel primo scorcio di primavera. Un lungo weekend che richiama ragazze e ragazzi ebrei di tutta Italia. 200 giovani adulti, qualche coppia già sposata e due neogenitori, con tanto di neonato. Servono momenti di aggregazione del genere, di approfondimento di varie tematiche, anche di momenti ludici. Mi piace molto, diciamo, l'atmosfera, il posto e l'idea di riunirsi tutti quanti insieme tra Roma, Milano e Torino. L'appuntamento, organizzato dal braccio giovanile dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, chiama a raccolta la generazione 2.0, generalmente abituata a discutere per interposta tastiera. Qui invece il confronto e la discussione avvengono senza filtri tecnologici, faccia a faccia fuori dagli schemi, spesso aggressivi, dei social network. Tra tavole rotonde, workshop e attività didattiche. IRUA vuol dire evento in ebraico ed è un evento organizzato interamente da ragazzi per ragazzi. Io spero che questa occasione di IRUA sia un primo passo per vedere un po' ripartire l'ebraismo giovanile. Abbiamo investito su tutte le associazioni, su tutte le realtà giovanili, su tutti i ragazzi anche non organizzati, ovviamente il nostro referente è l'UGEI, l'Unione dei Giovani Ebrei Italiani, su tutti coloro che volevano partecipare, gli abbiamo chiesto di suggerirci le attività da fare. Tante voci e tanti accenti, quante sono le 21 comunità grandi e piccole sparse nel bel paese che rappresentano i circa 28.000 ebrei italiani. Una minoranza profondamente radicata nella storia e nella società da oltre 2000 anni. Come tutti, i ragazzi si affacciano ai grandi temi comuni alla loro generazione: studio, amici, lavoro, famiglia e scelte di vita. Ma con una particolarità, il senso di appartenenza al mondo ebraico, un'identità complessa, difficile da definire e con mille sfaccettature. Identità ebraica è tante cose, questo è il bello, perché ognuno ci vede dentro quello che vuole, può essere portare la kippa in testa, come può essere invece essere un profondo amante di Israele, come può essere semplicemente nel suo piccolo fare le proprie preghiere quando uno ha voglia e si sente. È complicato rispondere a questa domanda, la mia identità la sento molto spiccata. Non sono molto religioso, ma sento le radici molto ben salde. La mia personale identità ebraica, certamente la vivo con grandissima felicità, come un elemento di differenza valoriale importante e come qualcosa che vorrei trasmettere alle generazioni future, quindi come un regalo. Per me l'identità ebraica è la Torah e le mitzvot, cioè l'osservanza religiosa dei precetti. Ogni altra cosa difficilmente è duratura e può avere un futuro davvero, tanto più in contesti come i nostri. Un fitto calendario di attività per il popolo di IRUA. Appuntamenti a corrente alternata tra Krav Maga, la disciplina di autodifesa venuta da Israele, e una dimostrazione di primo soccorso. E poi tanta musica, a decibel libero, per i balli israeliani, oppure sperimentale, con una suggestiva performance di body percussion. Naturalmente ci sono vari spazi dedicati alle preghiere quotidiane, a lezioni di Torah e allo studio del Talmud. Un momento particolare è dedicato al pane del sabato, la challah, tradizionalmente preparata dalle donne ebree di ogni tempo e latitudine. Qui, in nome delle pari opportunità, mani in pasta anche per i maschi. Tra farina, lievito e acqua c'è anche il tempo per una rapida incursione nella spiritualità. Adesso, prima di fare le forme, preleviamo un pezzettino, che viene chiamata la decima, in realtà è molto meno di un decimo, per ricordarci che tutto quello che noi
che abbiamo, tutto quello che abbiamo a nostra disposizione non proviene da noi, ma proviene da Dio. In cucina, fornelli accesi per la cena. Tutto nel rispetto rigoroso delle norme ebraiche sull'alimentazione. Sono in veste di Mashgiach. Il Mashgiach è colui che si occupa del controllo dell'alimentazione, del materiale, affinché possa essere kosher. Kosher significa appunto adatto ad un pubblico di religione ebraica. Rua è stato un evento molto speciale perché, diciamo, che non mi sono sentito semplicemente un lavoratore, cioè sono stato più che altro un partecipante attivo. Tutti insieme appassionatamente per confrontarsi sui temi sensibili della vita ebraica nella diaspora. Il rapporto con l'altro all'interno e all'esterno della comunità, l'identità laica e l'osservanza religiosa, il ruolo della tradizione nella vita quotidiana, il concetto di integrazione e il rischio della cosiddetta assimilazione. L'altro vuol dire tanto, perché l'altro è il mio prossimo, cioè quello della mia comunità, il mio amico, e anche quello al di fuori della mia comunità. Un aspetto fondamentale dell'identità ebraica di oggi, altro tema caldo affrontato nella Tre Giorni Toscana, è il rapporto degli ebrei della diaspora con Israele, di scottante attualità in una società attraversata da nuovi populismi, vecchie forme di razzismo e antisemitismo e un moderno antisionismo. C'è comunque un filo che tiene legato l'ebreo a Israele. È una terra per cui certamente sentiamo qualcosa di più, siamo legati dalla storia, insomma, e amicizie, quasi tutti noi hanno almeno un parente che sta lì, insomma. In un'Europa così piena di antisemitismo, di xenofobia, anche di islamofobia, di fenomeni di ritorno al nazionalismo, penso che la nostra possibilità unica di poter essere protetti anche sia avere un rapporto con Israele sano, che non vuol dire essere passivi di fronte a qualunque cosa Israele faccia, ma vuol dire sapere che senza Israele noi siamo in pericolo sempre e dovunque. Tutte le sfumature del mondo giovanile ebraico si confrontano nella più assoluta libertà e autonomia di opinione. Il tema è enorme: l'ebraismo che verrà. Mi auguro che abbia la capacità di tenersi aperto, interrogante, poroso, no? Che possa essere davvero un elemento in continua costruzione, non che si chiuda su se stesso, ma che si apra e che abbia anche il coraggio di diventare qualcosa di nuovo, naturalmente in continuità con il passato, con la tradizione. Siamo parte di questa società e dobbiamo dare anche il nostro contributo tutti insieme. Io penso che i giovani oggi, per far sì che ci possa essere un domani per l'ebraismo, sono in prima linea. E quindi incontrarci fra giovani è un modo per avere una speranza di ebraismo nel futuro in Italia. Siamo noi che dobbiamo decidere come vediamo la nostra comunità tra 20, tra 30 anni, e siamo noi che dovremo decidere in che comunità vorremmo vivere, in che comunità vorremmo far crescere i nostri figli. La scommessa è quella che i giovani siano meglio di noi. E si dice nel Talmud che non c'è gelosia, non c'è invidia né per i figli né per i discepoli, perché ogni padre, ogni maestro, ogni leader deve gioire, anzi deve far di tutto affinché le nuove generazioni ci superino. E noi speriamo che questa nuova generazione sia migliore della nostra. Il grande valore aggiunto di questo momento e dei momenti come questo per me è il tempo di riflessione, il tempo di condivisione, il tempo di studio, anche in maniera un po' privilegiata rispetto a un tran tran quotidiano che talvolta ci schiaccia, e invece questo è un po' come un respiro per poi ritornare restituendo ciò che abbiamo appreso qua in altri contesti.